Allora, siamo pronti per riprenderci, scusiamo perché in realtà noi avevamo previsto un pranzo a buffet, evidentemente non ci siamo intesi, quindi si sono prolungate queste operazioni, quindi ci scusiamo con i relatori e anche con voi pubblico. Grazie perché i più coraggiosi, diciamo, siete già presenti e quindi io darei subito la parola al professor Salatin e al professor, e quindi a seguire il professor Salerno, che ci proporranno le loro riflessioni articolate sul tema. Sono pronti? Ok, grazie. Grazie e buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito. Ci hanno chiesto di contenere il più possibile i nostri interventi. Io, come penso anche il professor Salerno, comunque abbiamo lasciato una qualche traccia scritta e poi anche le slide, lasceremo anche le slide se qualcuno ritiene che possono essere utili. Io ho provato a interpretare quello che il compito mi è stato affidato, fare un po' il punto sul duale. Dirò prima qualche parola velocemente sui primi punti, come questa cosa è piovuta, diciamo, anche sulla cultura, sul modo di fare della formazione professionale, almeno per quello che vedo io dal mio piccolo osservatorio. E poi negli ultimi due punti, dove mi soffermo di più, cosa abbiamo fatto finora e cosa ci aspetta in questo anno formativo 17-18. Ecco, l'osservatorio è quello del gruppo, il cosiddetto gruppo tecnico, che diciamo coordina un po' questo lavoro per conto degli enti di forma. L'altro giorno sono stato in un CFP dove un formatore mi ha detto: il destino della formazione professionale è segnato, non c'è futuro per noi, appena posso passo alla scuola statale. Uno dei modi di rispondere, no, se c'è un futuro, credo che sia anche un po' questa opportunità, diciamo, rappresentata dal duale. Non, all'inizio è stato percepito, mi ricordo abbastanza bene, come un rischio per la formazione professionale. Oddio, arriva il duale, l'apprendistato in particolare, e cannibalizza e sostanzialmente distrugge i nostri corsi triennali, in particolare faticosamente conquistati nel 2003. Ecco, questa era un'opinione abbastanza diffusa. E in questo intervento cercherò di dire di non aver paura del duale. Per il momento, rispetto all'intervento di qualcuno che mi ha preceduto, sto dentro il duale e non oltre il duale. E se vi interessa, sono stato in Germania qualche settimana fa, dove il dibattito è verso un sistema plurale, se così, tanto per posso darci, insomma. Ecco, quindi c'è da divertirsi, c'è da fare un sacco di cose. Allora, qualche elemento ricordo dove siamo. Allora, la mia tesi è che il duale rappresenti un'opportunità, dico subito, scopro le carte, e l'opportunità secondo me maggiore è data dalla possibilità di un rilancio della IFP come sistema nazionale, che è un po', come dire, delicato da dire, essendo notoriamente la IFP di competenza delle regioni. Io credo, come avviene in quasi tutti gli altri paesi europei, che ci voglia comunque un sistema nazionale, che non vuol dire che c'è un sistema centralizzato, casomai su questo ritorna anche il professor Salerno, e che questo comporti comunque un'evoluzione, talora anche una discontinuità, del paradigma culturale, pedagogico, organizzativo della formazione professionale. Cioè siamo bravi, bravissimi, abbiamo accumulato meriti, ma non basta. Quindi ho scoperto le mie carte. Allora, le prospettive che apre, a mio modo di vedere, sono almeno in tre direzioni, tanti di più, ma insomma dico queste tre. Quello è stato sottolineato all'inizio da Laurenza, in particolare verso una rete
nazionale dei centri di formazione professionale. Non questo in competizione, ritornerà il professor Salerno, sulle cosiddette scuole professionali previste dal decreto di riforma dell'istruzione professionale. Prima che ci piova dall'alto, vogliamo fare questo. Il secondo è di andare a, anche questo è stato detto, cercare di consolidare l'offerta formativa riconosciuta, strutturata, stabile nei finanziamenti, in un'ottica di filiera verticale. Anche questo non è così banale, almeno dal livello 3 delle QF, ci capiamo tra di noi, fino al livello 5, credo che sia già in atto, in molti casi va consolidato. E poi, anche questo è venuto fuori stamattina, un nuovo modello di servizi integrati, in particolare il tema di servizi al lavoro, proprio abbastanza intriganti per noi, anche se abbiamo visto che fuori ci sono i cartelloni, il primo contratto di apprendistato, insomma Don Bosco all'inizio ha fatto l'apprendistato, insomma, è partito dall'apprendistato. Quali sono alcuni processi che, come dire, urgono e che dobbiamo prendere in carico? Uno l'abbiamo sotto gli occhi, la progressiva pluralizzazione dell'utenza, non solo più giovani adolescenti, e tant'altro che c'è intorno. E questo richiede, anche questo l'abbiamo detto stamattina, un accompagnamento delle persone lungo tutto l'arco della vita. E però se ci spostiamo anche sul terreno del lavoro andremo anche a porci il problema di nuovi servizi alle imprese, quindi non solo le persone che sono il nostro forte, ma anche le imprese. Questo non è banale. Vi ricordo che se andiamo, ho fatto sabato un seminario all'università su progettare il futuro. Allora ho chiamato un futurista, futurologo, no? Il quale mi ha detto la prima roba come università è se guardate la tendenza al 2050, la percentuale di anziani over 60, over 70, over 80 cresce, quindi come università diceva dovete attrezzarvi a pensare che un'utenza sarà anche fatta di gente ultra sessantenne. Capite che per noi che ci occupiamo dei giovani, questi qui diventeranno, se questi sono i numeri, diciamo roba da panda, insomma, no? Ecco, quindi attenzione, adesso ho detto provocatoriamente ovviamente. Guardiamo qua Italia-Germania, le percentuali di incidenza degli ultra sessantenni e degli ultra ottantenni. Questo è un campanello d'allarme che ci obbliga a pensare. Quest'altro, secondo me, è ancora più inquietante. Il mercato del lavoro, che vedeva all'inizio una base molto larga, fatta di operai contadini a bassa qualificazione, nel XX secolo è aumentata la classe media, andiamo verso una situazione molto complicata di fortissime disuguaglianze sociali, con una estinzione della classe media e tutto quello che comporta. Ecco, questi sono scenari inquietanti, cioè quello demografico e questo qui, abbastanza ben fondati, non è un'operazione. Quindi crescono le disuguaglianze sociali, lo scenario... Come si posiziona la FP in Italia? Qui ovviamente sapete meglio di me i dati, se andiamo a vedere quello più congiunturale dato da Excelsior eccetera eccetera, sappiamo che c'è una sfasatura sostanzialmente tra domanda del mercato del lavoro e offerta del sistema formativo, che è proiettabile anche nel medio, non dico lungo, ma almeno medio periodo. Non vado a fare i dati, noi abbiamo un giro di circa 1 milione di posti di lavoro che ballano e si diciamo si muovono. Qui dopo non vado al dettaglio, abbiamo le richieste principali, sostanzialmente sono sulla qua, la parte intermedia, tecnici, quadri intermedi, e noi cosa offriamo? Noi cosa offriamo come IFP? Offriamo questo, che uno dice la IFP, insomma, è fatta di ristoratori e acconciatori. Nella
numeri sui 340.000, adesso questo è il dato penultimo, diciamo, no? Cioè, 150.000 sono questi qui, qui è insieme anche i corsi triennali offerti dall'istruzione professionale, ovviamente, no? Ecco, attenzione, perché uno immagina industria manifatturiera, eccetera, eccetera. Ecco, allora, ci sono quegli scenari là tremendi, c'è questo gap di domanda-offerta, per il momento ci attestiamo qua prevalentemente sul livello 3 QF. La domanda tende a essere sul livello 5-6. E i gap si possono vedere anche con gli esuberi, no? Tra la parte in rosso e la parte in blu, cioè i qualificati che escono da noi, cosa riescono a riempire e cosa produciamo oltre il necessario in termini di assorbimento. Secondo processo che è agganciabile, leggibile al duale, secondo me, è che a fare la formazione saremo in due. Finora era nostra prerogativa. Le imprese erano così, quelli ci davano una mano. Duale vuol dire che si è in due. Ecco, questo non è una roba scontata e richiede una serie di passaggi. In chi l'ha fatto prima di noi, in alcuni altri paesi europei, c'è un'evoluzione, ci sono voluti decenni per costruire condizioni di ingaggio da parte del mondo del lavoro, delle imprese, alla, è stato detto, corresponsabilità educativa formativa. Altra cosa importante, su quella poi tornerà il professor Salerno, è che questo aumenta la capacità di iniziativa degli enti di CFP, dovrebbe aumentare a livello territoriale, per non diventare delle protuberanze del sistema pubblico. Perché il rischio del finanziamento pubblico attuale, delle attuali politiche regionali, a mio modo di vedere, è che siamo una realtà parapubblica. Quando ho iniziato Don Bosco, non ha chiesto un euro, allora non so cosa erano lire, non so bene, allo Stato. Ecco, ricordiamoci di questa roba qua, con i pro, i contro, i problemi, il che non vuol dire che i diritti non debbano essere garantiti da un finanziamento dei cittadini che pagano le tasse, se sono diritti all'istruzione. Ma attenzione a una deriva che io, quando faccio anche gli incontri con i CFP, i formatori, insomma, prima c'è la regione e le direttive della regione, poi altre direttive e norme, poi veniamo anche noi. Secondo passaggio, la formazione professionale è comunque, noi vogliamo che sia, riteniamo che sia, una risorsa per il paese, abbiamo detto stamattina. Quali sono le priorità che sono attribuite in termini di opinione pubblica? Vediamo poi se coincidono con le nostre. La prima è, la trovate scritta da tutte le parti, contrastare la dispersione scolastica e formativa. Quindi la FP, quindi non solo la IFP in generale, dovrebbe riuscire a dare una mano su questo versante qua. Qui i dati si sprecano, vengono sfornati, diciamo, in modo molto veloce. Siamo migliorati negli ultimi 20 anni, però siamo ancora distanti dal target europeo, che sapete tutto, è quello, l'asticella è al 10%. Ecco, noi ci mettiamo ancora un po' e non credo che nel 2020 arriviamo al 10% su base nazionale. Vedete qui nella rappresentazione quali sono le asticelle, gli sforzi che abbiamo fatto finora e quello che dovremmo fare. Ci sono tutti i rapporti ISFOL su questo, io ho citato questo qua, perché mette in evidenza che quello che facciamo noi nei centri accreditati nella IFP è molto buono, cioè viene fuori che noi effettivamente siamo in grado di dare un contributo per abbattere quella cosa lì. Quindi questo va confermato, va raccontato e ci dovrebbe dare ancora carica per fare ancora meglio. Io dico anche al Ministro che lo stesso lavoro occorrerebbe farlo anche nella pubblica istruzione e fare un ragionamento un po' più a fondo, sempre superando l'idea che c'è un pronto soccorso, perché dopo di noi ci sono
i servizi sociali, carcere minorile, cioè quindi non è che c'è molto di più. La seconda priorità nell'opinione pubblica, ma non solo, è quella che noi diamo un contributo importante come formazione professionale a costruire un nuovo futuro per il lavoro, questo è stato ripetuto. Qui insomma i dati li conoscete e questa cosa è stata ripresa e sarà ripresa in modo puntuale nella settimana sociale dei cattolici italiani che si terrà, quindi molto bene è stato fatto a inserire il documento. Ecco, qui io avevo, perché non sapevo se c'era o no, messo alcuni diciamo elementi dal documento che avevo in anteprima e quindi diciamo andiamo anche sul terreno culturale, non solo su quello strettamente. Il documento lì comunque è anche abbastanza concreto, cioè fa dei riferimenti e ne veniamo fuori rivalutati come FP e come IFP in modo significativo, quindi credo che anche in termini di evoluzione culturale dei nostri vescovi e di quelli che lavorano intorno bisogna prendere atto che cresce una sensibilità su questo versante e viene ricordato anche la nostra origine dell'Ottocento sostanzialmente, no? Per molte delle nostre realtà l'origine è lì e quindi i riferimenti anche a Papa Francesco su questo. Il nesso, a un certo punto si dice, tra formazione e lavoro richiede anche una forte sinergia tra istituzioni, ricerca, business e formazione. Viene introdotta una parola inquietante per alcuni, business, no? Ecco, che sta per mondo dell'impresa, insomma, no? Ecco, sapendo chi ha scritto in parte questa roba qua, so anche chi ha messo questo, ma voglio dire, ci capiamo. E si dice che occorre arrivare a un arricchimento dei saperi e in particolare quella disposizione di apertura, di servizio, di autoprogettazione propria delle comunità di apprendimento, il che richiede comunque un cambio di rotta. Mi permetto di segnalare che tutta sta roba qua pone e lascia comunque un problema grosso per noi che vedo girando per i centri, per gli enti. L'attenzione ai poveri, agli ultimi, agli scartati, come direbbe Papa Francesco, agli svantaggiati, a fronte di una domanda che è di formazione di alta qualità per l'eccellenza. Come la mettiamo? Che compromessi troviamo? Perché questo è un problema che io trovo anche nelle scuole paritarie cattoliche. Cioè, aumento le quote di iscrizione per cui alla fine possono entrare solo i ricchi o altrimenti chiudo oppure cerco delle strade per garantire questa missione imprescindibile per noi. Capite che qui sì, chiaro, c'è finanziamento pubblico, diritti eccetera, però non è una scelta. In giro ogni tanto vedo qualcuno che preferisce chiudere e quindi non è una situazione di poco conto. Terzo passaggio, se questo è un po' il quadro, è che cosa ci sentiamo interpellati come enti di ispirazione cattolica, cioè, quella parte maggioritaria per la verità di enti di CFP che si rifà a questa ispirazione. Allora, sostanzialmente il ragionamento che abbiamo fatto dietro la sperimentazione del duale, su cui poi ritorno come numeri eccetera, è che siamo obbligati a ripensare la vision della formazione professionale prima di tutto, che è quindi la sfida prima di tutto culturale. Cioè, qualcuno dice siamo stati talmente al di là delle dichiarazioni che noi mettiamo al centro la persona, tutte queste robe qui, però alla fine in molti casi abbiamo cercato di rispondere alla domanda: devono trovare un lavoro, cerco di preparare delle competenze tecniche e professionali. Questo rimane, ovviamente, ma deve essere ancorato su una forte base etica, antropologica, educativa e molto, molto, molto forte. Ecco, questo è il primo punto che la sperimentazione sul duale, che uno subito collega al più formazione nell'impresa, non può non fare. Oggi, proprio nelle imprese più avvertite, la promozione di competenze umane, prima ancora che quelle tecnico-professionali, è ritenuta fondamentale. Ecco, qui ho riportato un passaggio
ulteriore che dice che nel far questo dobbiamo essere aperti al mondo, cioè questa è una cultura aperta al mondo, e anche però legati al territorio, locali, come dice qualcuno. E qui una cosa che è stata sottolineata è che il fatto di lavorare per i giovani, per i ragazzi, non vuol dire solo che a loro diamo, ma a loro anche, da loro riceviamo, e bisogna cercare di far capire al territorio che ricevono un dono anche da parte dei giovani. Ecco, questo è stato uno spunto di riflessione secondo me molto interessante, che supera l'idea che sono degli utenti, tipica, no, di una cultura dei servizi per cui ci sono gli utenti, no, sono solo utenti. E poi l'altra roba che abbiamo notato è che alla fine, e qui non c'è un problema di scuola, formazione professionale, sistema pubblico, sistema privato, alla fine tutti convergiamo per ripensare il curriculum per la vita, sia che sia attraverso la formazione professionale, la IFP, eccetera, che per la scuola. Curriculum per la vita agganciato a questa consapevolezza che hanno anche le imprese, in cui bisogna integrare queste tre dimensioni, competenze umane, competenze professionali, si è parlato anche a un certo punto di competenze, e quelle cosiddette trasversali o di cittadinanza. Ecco, questo mix nuovo è apprezzato anche sul versante delle imprese profit. Ecco, quindi va tenuto in conto, non è così diffuso, la consapevolezza diciamo non è ancora così prioritaria, massiccia, ma c'è. Sul piano istituzionale occorre chiedersi le conseguenze del sistema duale. Una l'ho già accennata, la tradizionale divisione del lavoro tra CFP e imprese. Chi fa che cosa, ma alla fine l'ingaggio formativo, fin dove posso pensare che sia preso in carico dall'impresa stessa. Ecco, questo è un dibattito anche negli altri paesi europei. Cioè, quando uno mette la firma al documento, si parlava di certificazione, ecco, quell'ingaggio lì fin dove arriva? O è un atto di benevolenza? E poi l'altra questione è la verticalizzazione, cioè è possibile superare l'idea di distinzione tra formazione cosiddetta bassa e cosiddetta alta? In un'ottica di filiera dovremmo superarla. Cosa è alto, cosa è basso? E poi l'evoluzione pedagogica, no? Gli slogan che avete coniato questi anni qua, io ho messo, aggiunto, dall'imparare ascoltando, l'imparare facendo, all'imparare lavorando che compare. Ecco, non è così. Cioè, c'è da lavorare su questa roba qua. Devo lavorare sull'innovazione della didattica, ad esempio la quota di personalizzazione sulla didattica, fino a che punto è possibile. Nella scuola abbiamo 1,5 milioni di studenti nell'alternanza, qui siamo un po' di meno, ma insomma complessivamente 130.000 li gestiamo noi, con la scuola 340-350.000, cioè sono numeri, siamo in grado di fare i piani formativi individualizzati, come riusciamo a prendere in carico anche le esperienze, come possiamo aiutare a responsabilizzare i giovani a prendere in mano la loro vita. Qui ho messo una citazione su cui non torno più di tanto, di John Dewey, sul rapporto tra questo tipo di educazione e preparazione e quello che è il ruolo dell'educazione. Dice Dewey, l'educazione sarebbe soltanto uno strumento per perpetuare inalterato l'ordine industriale della società invece di operare come un mezzo per la sua trasformazione. La trasformazione desiderata significa una società nella quale ogni persona tenda a qualcosa che renda più degno di essere vissute le vite altrui e che perciò renda più percettibili i vincoli di interdipendenza tra le persone, che abbatta cioè le barriere che le separano. C'è un bellissimo ecco nelle parole del Papa Francesco. E poi l'altra roba che abbiamo visto che bisognerebbe fare è sviluppare una nuova organizzazione dei centri di formazione. Io dico bisogna imprenditorializzarli, tra virgolette, perché imprenditorializzare può anche confinare con associazioni di lingue in Italia, ma insomma voglio dire, su due campi, no? Tecnologico e gestionale. Adesso si parla di Learning Center, Industria 4.0, Corporate Academy, ecco, in alcuni centri, alcuni enti si stanno facendo questi meticciati di un certo interesse, secondo me.
Allora l'idea è far evolvere il CFP verso qualcosa di polifunzionale, questo c'è già, spesso magari non è strutturato, ma c'è già, e poi bisogna lavorare molto sui formatori. Questo è un po' lo scenario. Cosa abbiamo fatto nell'ultimo anno? I numeri, grosso modo, li sapete. 10 enti, 38 CFP, 14 regioni, 5 macro settori formativi attivati e tutti e due gli strumenti, apprendistato e alternanza rafforzata. Più o meno statisticamente, adesso non ho i dati, ve li dirà meglio Eugenio Gotti domani, i quarti anni prevalgono in questa prima fase, anche per le decisioni delle regioni. Gli enti sono questi, la tribù è fatta di questi 10 qui, molti di voi sono qui presenti. Le regioni sono variamente rappresentate, punta massima Piemonte con 5 centri e Veneto, e le altre che hanno almeno uno, insomma. Quindi capite che è un piccolo treno di avanguardia, chiamiamolo così, che cerca di vedere una. I settori, noi abbiamo raggruppato un 4-5 attorno a industriale, agricoltura e servizi, più o meno raggruppano quei settori prevalenti dell'offerta dei vostri centri, insomma, no? Che possono avere anche dei punti di contatto, quindi una realtà molto molto diversificata. Cosa avevamo in mente di fare? Allora, elaborare delle linee guida per avere una cornice di riferimento, un piano di comunicazione, avviare un progetto sud, cioè dire è possibile fare qualcosa di interessante, di nuovo, partendo dalle risorse e da cosa c'è nel sud, che non è solo il degrado, costruire un portale web di supporto, inizialmente si era pensato a un'evoluzione della centrale Simone d'Impresa di Ferrara, e promuovere la formazione dei formatori. Cosa abbiamo fatto di queste idee qui? Ci siamo concentrati sostanzialmente sulla definizione di una comune cornice culturale metodologica di riferimento. È stato messo in piedi un gruppo tecnico nazionale, poi chiaro c'è un gruppo politico, e il prodotto atteso è finora una bozza di linea guida generale per la sperimentazione e le bozze delle linee guida di settore. Ciascuna di queste tiene conto dello sforzo anche di rinnovare quantomeno il paradigma culturale. La linea guida generale è pronta, le linee guida di settore entro questo mese qui, la bozza è pronta, per cui saranno messe a disposizione per il mese di ottobre di tutti i CFP in sperimentazione e altri che volessero aggiungersi. I temi, prendo qui l'indice di questa linea guida, sono, al di là dell'inquadramento, diciamo che potete immaginare anche di alcune cose che ho detto io, fa leva sul modello organizzativo e sulla parte metodologica sostanzialmente, i due elementi fondamentali, e comincia a raccogliere esempi, prodotti, pratiche significative già attivate anche prima che questo cominciasse, perché per fortuna noi non cominciamo da zero, dai vari CFP. Quindi la linea guida dà sì degli indirizzi, ma tiene conto anche del meglio che c'è. Questo è molto importante. Dal punto di vista dell'offerta formativa, più o meno è quello che un po' tutti fanno, chi più, chi meno, insomma. In testa, percorso 3-4 vuol dire, insomma, i corsi triennali, quadriennali, rivisti comunque, il percorso duale vero e proprio, i percorsi cosiddetti chance, cioè la seconda opportunità per ragazzi e ragazze un po' più in difficoltà, i Fab Lab o qualcosa di simile per quanto riguarda soprattutto innovazione tecnologica. Sulla vostra sinistra vedete l'orientamento ai servizi al lavoro, più o meno strutturati nei vari enti, il tema della formazione degli adulti e dei servizi alle imprese alla vostra destra, e diciamo in basso i progetti di sviluppo territoriale.
Quindi capite che rispetto al focus sui percorsi triennali di qualifica, già questo è avvenuto, ma si concepisce un CFP polifunzionale, ma che va ben oltre i servizi formativi. Questa è un po' la sfida anche per quello che abbiamo detto. Quindi il duale può essere un acceleratore di questa roba. La piattaforma web, nella prima ipotesi, dovrebbe essere una piattaforma di servizi che mette dentro sostanzialmente moduli, database delle imprese cosiddette madrine, cioè quelle disponibili a fare operazioni di coprogettazione, covalutazione, materiali didattici e tutta una serie di cose che cercano di tener conto di una situazione molto differenziata nel paese. In alcuni casi si può fare alternanza dentro le imprese, ha detto anche il ministro, in alcuni casi ovviamente dove c'è l'apprendistato per definizione c'è un'impresa, altrimenti non c'è un contratto di lavoro, in altri casi no. Poi ci sono normative regionali, addirittura obbligano a fare impresa simulata, ad esempio in alcune fasi, quindi la piattaforma dovrebbe essere una base minimale in cui si valorizza il più possibile le committenze di organizzazioni reali, tenendo presente queste varie cose. Qui ho messo un elenco di possibili database che dovrebbero andare lì, che non aboliscono del tutto anche l'impresa simulata, dove questa fosse necessaria, ma ovviamente dovrebbero anche integrare dentro, si è parlato di impresa formativa, impresa di transizione, cioè quell'altro ambito importante. L'idea è che i compiti di realtà cosiddetto siano collegate a commesse vere. La differenza dove non è possibile operare in contesti reali è che ho comunque commesse reali senza transazione economica. Questo è probabilmente fattibile anche nei contesti meno favoriti. Quindi un repertorio, un database che verrebbe da un lato accumulato e integrato via via, dall'altro dinamico e integrativo. L'altro lavoro che è stato fatto è quello di tentare di aiutare a promuovere una nuova immagine pubblica della IFP, ci chiamiamo la nostra via duale come denominazione collettiva, e sono state fatte delle operazioni ad hoc, andate nel sito e vedete. Terzo lavoro, monitorare l'esistente, su questo domani avrete gli elementi più precisi, come è andata finora, cosa è stato attivato, come, cosa pensano i centri, eccetera eccetera. Dal punto di vista dell'approccio si è cercato di garantire un po' di accompagnamento ai CFP puntando su dei referenti di ciascuno di questi CFP, due, tre persone, e poi proporre una logica di ricercazione, cioè non c'è niente di pronto preconfezionato, cioè sono esperienze maturate, vanno valorizzate e occorre costruire qualcosa dal basso, bisogna farlo assieme, non c'è un guru che ha le ricette. Ecco, questo non è così semplice, e poi un po' di benchmarking, cioè di confronto su quelli che riteniamo robe significative. Ecco, questo è quello che abbiamo fatto in quest'anno. Ovviamente un pezzo della ricerca azione è per esplorare più a fondo sta roba qua che non ha grande tradizione in Italia. Come si fa a co-progettare con le organizzazioni di lavoro, come si fa a fare co-formazione, co-valutazione e certificazione? Sono anche questioni che si affrontano sia nell'alternanza della scuola sia anche in altre esperienze di apprendistato. Questo anche la Germania ha problemi, non pensiate, o la Svizzera o l'Austria, non è che è tutta un'autostrada. Ultimo spunto di cosa abbiamo fatto, il confronto istituzionale, è stato ricordato stamattina, non possiamo stare solo tra di noi, e quindi Ministero del Lavoro, Tecnostruttura, l'ex ISFOL per capirci, l'Invalsi eccetera, ecco, abbiamo cercato di agganciare quello che era possibile, pur essendo la sperimentazione del duale abbastanza circoscritta sul piano istituzionale. Chiudo con qualche flash su quello che ci aspetta questo anno formativo. Sono quattro piste. La prima è mettere in piedi questa piattaforma digitale integrata a supporto, insomma, da un lato pesca dall'esperienza degli enti e dei CFP, dall'altro dà. Ecco,
e si costruisce pian piano. Avete sentito che perfino nella scuola la ministra ha detto che nell'alternanza scuola-lavoro si fa la piattaforma digitale dell'alternanza con numeri ovviamente stratosferici rispetto ai nostri. Quindi prima che qualcuno ci dica che la dobbiamo fare o ci viene imposta, meglio che facciamo noi. Io sono sempre di questa idea qua. E se vogliamo influire dobbiamo avere proposte, aver sperimentato qualcosa e poi negoziare. La seconda linea è quella del modello organizzativo. Ogni ente è ovviamente libero, ogni CFP diciamo, però noi dovremmo avere degli elementi di riconoscimento da fuori quando vedono, ah sì, fa parte, se si è parlato di etichetta, di label, di... Abbiamo fatto anche un'esplorazione, no? Con l'esperienza inglese del trust, ci ha fatto Franchini un confronto, ecco, su questa associazione di centri di formazione riconoscibili al di là del loro carisma specifico, eccetera, per qualcosa in comune. Ecco, qual è questo qualcosa in comune? Molto delicato qui. Ne va del codice genetico di ognuno di noi, no? Che bisogna maneggiare con cura. Poi la formazione in servizio degli operatori CFP andrebbe allargata, adesso qui chiaro il problema è il finanziamento, non ce n'è uno nazionale. Ecco, io dico bisognerebbe fare qualcosa anche con i tutor aziendali insieme, come sta avvenendo nella scuola. Questa è un'altra leva potentissima. E poi la campagna di comunicazione. I nodi quali sono? Che abbiamo un quadro politico nazionale e regionale incerto, fine legislatura da un lato, robe varie per le regioni, e quindi prevale la frammentazione degli interlocutori, però può anche essere un'opportunità. Prima di chiudere qualcosa potrebbero avere dei rimorsi, sensi di colpa e darci. La capacità dei vari enti italiani, questo riguarda noi, di assumere una reale logica di rete. Per quello che ho visto io in questo primo anno, fate fatica. Cioè, non è proprio una roba, non è nel DNA degli italiani, insomma. Cioè, lo facciamo sulle emergenze, sul volontariato, ma quando si tratta di mettere assieme le robe, cioè, non è proprio così scontato. Quindi il problema riguarda anche noi. Siamo in grado di mettere in piedi questa rete prima che diventi una costrizione dall'alto e quindi di una roba burocratica. E poi il cambio di paradigma. Chiudo con il collega che appunto sabato ci ha tenuto questa lezione, che si chiamava Future Literacy, competenze di futuro. Per fare tutte queste robe qua bisogna avere coraggio, visione, capacità di sperimentare nuovi percorsi organizzativi e formativi e acquisire competenze di futuro. Nel DNA di dei nostri fondatori, almeno per quello che conosco io Don Bosco, ma anche ho visto tutti gli altri, le competenze di futuro erano ampiamente presenti, assieme a qualcos'altro che chiamiamo ispirazione evangelica. Grazie.